Allora, dovreste essere in possesso, alcuni di voi sono in possesso di un certo numero di tracce di compiti vecchi. Fatele circolare liberamente, fate la foto col telefonino, le mandate via WhatsApp come vi pare. E usatele come esercitazione. Chiaramente non tutto riuscirete a farlo subito. In questo senso sarà utile il primo compito scritto, cioè l'11 di gennaio. Coloro che non prevedono di non fare il compito al primo appello, comunque cercassero di venire alla correzione del compito, perché così vedranno come si svolge il corso, cioè questa sarà molto utile. Poi vedremo se riusciremo a mettere in rete pure, diciamo, a registrare pure questa. Però, diciamo, comunque di ogni compito verrà fatta la correzione alla lavagna. Quindi il primo può essere uno, dice, c'aveva quelli vecchi soltanto, potrebbe non aver avuto, però dal primo in poi verranno corretti tutti e quindi sapete insomma come vanno affrontati, saprete. Ok, adesso prendiamo un integrale fatto da un compito e andiamo a farlo. Oh, noi non abbiamo finito tutte le possibili categorie che si possono integrare, ci sono integrali binomi, altre cose, però le altre categorie sono minori, le sostituzioni principali sono più o meno queste. E pazienza, insomma, non mi interessa esaurire tutte le categorie, anche perché ci sono volumi di integrali alti così e diciamo di formulari, e nell'epoca dei computer sono abbastanza poco utili, perché se uno deve capire qual è la sostituzione da fare in certi casi molto particolari, diciamo quelle che abbiamo fatto noi coprono il 99% delle sostituzioni. Quando in certi altri casi vedete che non funziona, andate a cercare su diciamo su qualche test oppure su internet qual è la sostituzione da fare, se c'è. In molti casi appunto non c'è. Ok, allora l'integrale da fare era questo: integrale tra 0 e più infinito di 1 sulla radice di x per il logaritmo di x quadro più 1 fratto x quadro più 2 in dx. Allora, qua bisogna fissare per prima cosa alcuni paletti fondamentali. Si tratta di un integrale improprio generalizzato. Per quale motivo? Per due motivi. Allora, se x tende a 0, se non ci fosse questa radice, questo si tenderebbe al logaritmo di un mezzo, cioè a meno logaritmo 2. Quindi con la radice si comporta come meno logaritmo 2 sulla radice di x. Quindi la funzione va a meno infinito. Tuttavia, pur andando a meno infinito, è una funzione sommabile. Perché se vi ricordate, una costante sulla radice di x tra 0 e 1 è una funzione sommabile. Per x che tende a infinito, come si comporta questa funzione? L'altro problema è che la funzione non è limitata al di fuori di un intervallo, cioè assume dei valori diversi da 0 su tutta la seminetta 0 più infinito. Per x che tende a più infinito, la mia funzione integrante f di x, come si comporta? Questa è 1 su x alla 1 mezzo per il logaritmo di 1 più 1 su x quadro fratto 1 più 2 su x quadro. Quindi la mia funzione si comporta come 1 fratto x alla 1 mezzo per logaritmo di 1 più 1 su x quadro meno logaritmo di 1 meno 1 più 2 su x quadro uguale 1 fratto x alla 1 mezzo per 1 su x quadro meno 2 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Vi ricordo che per x che tende a infinito l'infinitesimo fondamentale è 1 su x. Quindi andando a fare la differenza, qua mi viene meno 1 uguale a meno 1 fratto x alla 5 mezzi più o piccolo di 1 su x alla 5 mezzi. Quindi la mia funzione si comporta anche qui, anche in questo caso, come una funzione sommabile, perché 1 su x alla 5 mezzi è una funzione che si comporta come 1 su x alla alfa con alfa maggiore di 1, che per x,
che per x che tende a più infinito, se vi ricordate, è sommabile. 1 su x all'alfa era sommabile per alfa maggiore di 1 quando andiamo verso infinito e per alfa minore di 1 quando andiamo verso 0. La nostra funzione si comporta come, come una costante su x alla 1 mezzo vicino a 0, come una costante su x alla 5 mezzi a infinito. E quindi, effettivamente, è sommabile a tutte e due le parti. Quindi questa funzione è sicuramente, mi darà un integrale finito. Questo integrale appartiene a R. Posso anche dire il segno di questo integrale. Questo integrale appartiene a R meno ai negativi. Per quale motivo? Perché questa funzione è positiva, mentre questa funzione è negativa. E x quadro più 1 è minore di x quadro più 2, il logaritmo di un numero compreso tra 0 e 1 è sempre negativo. Quindi andando a integrare una funzione negativa e sommabile otterrò un risultato che è un integrale negativo. Quindi questo tipo di analisi lo devo fare prima, perché se comincio a fare i limiti senza sapere quello che faccio posso fare guai. Per esempio avrei potuto avere che l'integrale da una parte faceva più infinito, dall'altra parte faceva meno infinito, i limiti li facevo insieme e mi veniva 0 oppure 3 oppure qualcosa che non aveva significato. È chiaro? Ok. Allora, data questa analisi, io posso tranquillamente fare una sostituzione, perché voglio far sparire la radice di x. Allora, qual è la sostituzione da fare? È radice di x uguale t. Allora, dt chi è 1 su 2 radice di x dx, quindi questo qua mi viene due volte l'integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di 1 più t alla quarta fratto 2 più t alla quarta in dt. Per quale motivo? Perché ovviamente dx su radice di x è uguale a 2 dt. Poi quando x vale 0, t che è uguale alla radice di x vale 0, quando x va più infinito la radice di x pure lei va più infinito. E poi perché x quadro è uguale a t alla quarta. Questo qui lo posso anche scrivere, attenzione, integrale tra 0, due volte integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di 1 più t alla quarta meno il logaritmo di 2 più t alla quarta in dt. Fate bene attenzione, ambedue queste funzioni sono sommabili in 0, ma se le vado a separare, cioè vado a scrivere integrale come la differenza degli integrali, succede che quando vado a infinito l'integrale della prima fa più infinito, l'integrale della seconda fa meno infinito. Quindi queste qua non le posso separare, o meglio dire, lo faccio per calcolare l'integrale indefinito, ma quando poi andrò a fare il limite, prima di fare il limite le devo rimettere insieme. È chiaro? Quindi andiamo a fare separatamente l'integrale indefinito di logaritmo di 1 più t alla quarta in dt. Questo è uguale a t fratto 1 più t alla quarta meno l'integrale di t fratto 1 viene t, viene t logaritmo di 1 più t alla quarta meno l'integrale di t fratto la derivata che fa 1 più t alla quarta per 4t alla terza, che quindi moltiplicato per t fa 4t alla quarta in dt. Ok? Similmente proviamo a fare l'altro integrale. L'altro integrale del logaritmo di 2 più t alla quarta, questo qua in dt, che cosa mi fa? Mi fa t per logaritmo di 2 più t alla quarta meno l'integrale
di t fratto t alla quarta più 2 per 4t alla terza, che fa l'altra volta per t 4t alla quarta in t. Ok, adesso però questo qui lo posso scrivere come, qua posso aggiungere più 4 meno 4, e quale motivo? Qui mi viene t logaritmo di 1 più t alla quarta, questo è il quadruplo del denominatore, quindi qua mi viene 4 meno 4, integrale di meno 4 fa meno 4t, e poi mi rimane più l'integrale di 4 fratto 1 più t alla quarta in dt. Ok? Similmente da quest'altra parte posso aggiungere e sottrarre 8, quindi qua mi viene t logaritmo di 2 più t alla quarta meno, allora questo è il quadruplo del denominatore, quindi qua anche qua viene 4, integrale di 4 fa 4t, e poi mi viene più l'integrale di 8 fratto 2 più t alla quarta in dt. Ok? Adesso quando vado a fare la differenza, questo qua cosa mi fa? Mi fa due volte. Allora, prima di fare sostituire qua, facciamo prima la differenza, cioè l'integrale del logaritmo di 1 più t alla quarta meno logaritmo 2 più t alla quarta in dt sarà la differenza degli integrali. Allora questo che cos'è? T per questo meno t per questo, cioè t per il logaritmo del rapporto 1 più t alla quarta fratto 2 più t alla quarta. Poi devo fare meno 4t meno meno 4t che se ne va, poi devo fare più 4 integrale di 1 fratto 1 più t alla quarta in dt meno 8 fratto l'integrale di 1 fratto 2 più t alla quarta in dt. Ok? Ok. Adesso, quindi qua cosa mi viene? Mi viene due volte. Adesso devo prendere la funzione t logaritmo di 1 più t alla quarta fratto 2 più t alla quarta. Questa funzione la devo andare a valutare a 0 e a più infinito. Poi devo fare più 2 per 4 fa 8 integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto 1 più t alla quarta in dt meno 16 integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto 2 più t alla quarta in dt. Ok, fate attenzione che questa è una cosa delicata. Qua lo posso fare, ci posso mettere 0 e più infinito, 0 e più infinito, perché questi integrali sono finiti, li ho separati perché sono finiti. Dove era nascosto il fatto che quando avevo separato le due funzioni mi veniva infinito? Era nascosto in 4t. 4t quando lo vado a valutare in 0? Fa 0 quando lo vado a infinito, vale infinito. Però questo meno 4t e questo meno 4t, se ci fate caso, dai due integrali era uguale, quando ho fatto la differenza se n'è andato, e quindi in questo integrale non c'è. E quello che rimane sono integrali che sono perfettamente valutabili e sono finiti. Anche questa funzione ha i limiti che sono finiti, anzi, per meglio dire, questa funzione ha i limiti che valgono tutti e due 0, quindi questo pezzo qui fa 0, perché a 0 qua viene logaritmo di 1/2 per 0 che fa 0. A infinito questa funzione si comporta, se dividete per t alla quarta, si comporta come logaritmo di 1 più 1 su t alla quarta fratto logaritmo di 1 più 2 su t alla quarta. Si comporta come una costante su t alla quarta. Una costante su t alla quarta per t fa una costante su t alla terza. Quando t va più infinito, questa va a 0. Quindi questo pezzo qui scompare.
Quindi alla fine siamo rimasti con la valutazione di questi due integrali. Ora, se vi ricordate, questo integrale l'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto l'altro giorno, era pi greco radical 2, ed era giusto, poi l'ho controllato ieri facendolo con i residui a quelli di analisi di 2. Ok? Questo qua è l'integrale, esattamente quello che abbiamo fatto l'altro giorno. E questo qua come si fa? E questo qua, per calcolare questo integrale, è abbastanza facile. Quindi, vabbè, qua mi sto appoggiando sul fatto che un integrale l'avevamo già fatto, perché sennò adesso lo dovevo fare, lo dovevo rifare, dovevo perdere un'altra mezz'oretta a fare. Mezz'oretta no, ma 20 minuti sì. Mezz'oretta alla lavagna, 20 minuti se sto a fare il compito. Però, nella valutazione del compito, è molto più importante che arriviate correttamente fino a qui. Ok? Allora, se io devo andare a fare adesso l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto t alla quarta più 2 in dt, qual è la sostituzione da fare? La sostituzione è banalissima, t uguale v per la radice quarta di 2. Quindi questa cosa viene? Viene dt uguale v per la radice quarta dv per la radice quarta di 2. Quindi questo mi viene l'integrale da 0 a più infinito, radice quarta di 2 dv, e qua mi viene 2 per v alla quarta più 1. Quindi in totale questo cosa mi fa? Salto qua, mi fa la radice quarta di 2 fratto 2 per pi greco radical 2, perché siamo ricondotti allo stesso integrale di prima. Adesso questo è 2 alla 1 mezzo, 2 alla 1 quarto fratto 2 viene pi greco fratto la radice quarta di 2. Quindi il risultato finale sarà 8 pi greco radical 2 meno 16 pi greco sulla radice quarta di 2. Allora andiamo a vedere se si trova, cioè non sappiamo, è sempre possibile di aver fatto errori, però quantomeno se il risultato non fosse negativo siamo sicuri di aver fatto un errore, perché abbiamo chiarito in precedenza che il risultato di questa integrazione deve essere negativo. Allora però se andate a vedere, io 8 pi greco lo posso mettere in evidenza, qui mi rimane radical 2 meno 2 fratto la radice quarta di 2 è 2 alla 3 quarti. Qua c'è 2 alla 1 mezzo. 8 pi greco qua rimane un 2, 2 fratto 2 alla 1 quarto è 2 alla 3 quarti. Ora 2 alla 3 quarti è più grande di 2 alla 1 mezzo, quindi questo numero è effettivamente negativo. E potremmo aver fatto bene, non è una sicurezza di aver fatto bene, ma potremmo aver fatto bene. È chiaro? È chiaro che uno dice, vabbè, rifammi l'integrale di 1 fratto 1 più t alla quarta. Vabbè, andate a vedere la lezione di ieri, dell'altro ieri. Questa parte. Ok? Quindi questo è un esercizio tratto da un compito. Andiamo a vederne un altro. Questo è un po' più facile. Allora, questo è un po' più facile, è abbastanza, diciamo, presenta delle similitudini rispetto all'altro. Integrale tra meno 1 e più infinito del logaritmo di x più 1 fratto x più 2 al quadrato in dt.
Anche qui si tratta di un integrale in senso generalizzato. La mia funzione è definita sulla semiretta considerata, perché il dominio del, diciamo, il numeratore è ben definito, perché x più 2 è maggiore di 0, perché x è maggiore o uguale di meno 1. Il numeratore x più 1, se x è maggiore di meno 1, è maggiore di 0, quindi non è definita soltanto nel punto meno 1. In quel punto la mia funzione se ne va a meno infinito. Quindi abbiamo un primo problema, perché la funzione non è limitata nell'intorno del punto meno 1. Poi abbiamo un secondo problema, perché la funzione non è limitata, non è nulla fuori di un intervallo. Però la mia funzione è sommabile in tutti e due i casi. In un caso, perché vedete, vicino a meno 1, questo si comporta come una costante, perché meno 1 più 2 fa 1, al quadrato fa 1, e quindi la funzione si comporta come logaritmo, come logaritmo di x vicino a 0. Logaritmo di x vicino a 0 sappiamo bene che è una funzione sommabile. All'infinito si comporta come un logaritmo fratto x quadro. Logaritmo fratto x quadro è sicuramente una funzione sommabile, perché nonostante il logaritmo vada più infinito, 1 quando dividiamo per x quadro è sicuramente una funzione sommabile, perché è minore di 1 su x alla 3 mezzi, per esempio, e quindi una funzione sommabile. Allora, come si fa? La prima cosa che posso fare y uguale x più 1, quindi questa integrale diventa da 0 a più infinito quando diventa logaritmo di y fratto y più 1 al quadrato in y. Semplicemente ho fatto una traslazione e non ci sono problemi. Poi provo a fare questa integrale per parti, quindi faccio meno 1 fratto y più 1 al quadrato per logaritmo y, e questo lo devo valutare tra 0 e più infinito. Più, ecco, adesso devo stare attento, perché questo che ho fatto adesso non lo potrei fare, poi vediamo perché. Più l'integrale tra 0 e più infinito di che cosa? Di meno 1 fratto y più 1 al quadrato per la derivata del logaritmo y, che fa 1 su y in dy. Meno e meno più, perché all'integrato mi veniva il meno, poi quando faccio l'integrazione per parti mi viene l'altro meno, quindi qua c'è più. Allora, perché non lo posso fare? Perché se andate a fare i conti, a più infinito, questa non mi dà problemi, se ne va a 0, perché questo va a più infinito, questo va a più infinito, ma questo è un limite notevole che va a 0. A 0 invece, questa va a 1, ma questa va a meno infinito, col meno davanti più infinito, col meno davanti ancora, perché stiamo nell'estremo basso, va a meno infinito. Viceversa però, quando andrò a fare questa integrale qua, andrò a vedere che questa integrale diverge, va a più infinito. Quindi più infinito meno infinito non si può fare. Allora, come si deve fare? Si deve fare tra epsilon e più infinito, e poi il limite di tutto questo bisognerà farlo per epsilon che tende a 0 da destra. Cioè, purtroppo è così. Allora, cominciamo a scrivere 1 fratto y più 1 al quadrato per y. Come si può scrivere? Come a su y più b su y più 1 più la derivata di c fratto y più 1, la derivata in dy. Questo è il mito. Devo fare quest'ultimo integrale qua. Allora, come si scrive? Quello sto già fattorizzando, le radici sono. I fattori sono y più 1, e poi devo fare la derivata di un polinomio, quindi questo è a su y su b su y più 1 meno c fratto y più 1 al quadrato. Adesso, quando vado a fare un unico denominatore, viene y per y più 1 al quadrato, qui mi viene a per y più 1, poi mi viene più b per y più 1 meno c.
Quindi andiamo a vedere il coefficiente AY quadro. Il coefficiente AY quadro deve fare... scusate, qua viene per y più 1 al quadrato. Perché? E poi questo qua per y più 1 per y, che quando divido qua mi rimane un y più 1 e una y di qua, qua mi viene meno c per y. Ok, quindi y fatto, qua mi rimane y più 1 4 e ci troviamo. Poi mi rimane b, c'è un y più 1 per y, e poi mi rimane c per y. Allora andiamo a vedere. I coefficienti di y quadro sono a, y quadro a, y quadro b, e la somma deve fare 0. Poi i coefficienti della y sono 2ay più by, 2a più b meno c, pure deve fare 0. Il coefficiente di 1 è solo a, perché qua c'è a, poi b e c sono moltiplicati per y, e a deve fare 1, perché il coefficiente, il termine noto è 1. Quindi abbiamo a uguale a 1, b uguale a meno 1 e c deve essere uguale a 2a, quindi a uguale 1 più b deve fare pure 2, meno 1 deve fare 1. Quindi io sto dicendo che qua ci devo mettere 1, qua ci devo mettere meno 1, qua ci devo mettere pure 1, perché ci veniva 1 pure 1. Andiamo a vedere se funziona. Quindi qua ho 1 su y meno 1 su y più 1 meno 1 fratto y più 1 quadro, derivando 1 fratto y più 1. Quindi qua mi viene y per y più 1 quadro, qua mi viene y più 1 quadro meno y per y più 1 meno y. Quindi qua quanto mi viene? Qua vedete y quadro più 2y più 1. Qua avete meno y quadro meno y meno y, fate la somma e vi rimane 1. E sotto ci avete y per y più 1 al quadrato. E quindi funziona. Quindi questo integrale qua quindi quando vado a fare l'integrale di 1 fratto y per y più 1 quadro in de y, questo chi è? È logaritmo di y fratto y più 1, integrando questo, più 1 fratto y più 1, perché l'integrale della derivata, l'integrale di questo è il logaritmo del rapporto, e invece l'integrale di questo è l'integrale della derivata e fa 1 fratto y. Quindi che cosa devo fare qua? Devo fare il limite per epsilon che tende a 0 da destra. Allora, cominciamo a valutare, questa funzione è infinito, abbiamo detto va a 0, quindi questo qua è infinito, non c'è. Poi c'è in epsilon, qui c'è meno logaritmo di epsilon fratto 1 più epsilon al quadrato. Poi c'è più logaritmo di y fratto y più 1 valutato tra più infinito ed epsilon, poi più 1 fratto y più 1 valutato pure questo tra più infinito ed epsilon, e poi dobbiamo fare il limite. Quindi cancello e continuo qua. Uguale al limite per epsilon che tende a 0 da destra. Allora, il primo pezzo lo ricopiamo, meno logaritmo epsilon fratto 1 più epsilon al quadrato. Poi
Quando vado a più infinito, y fratto y più 1 tende a 1, logaritmo di 1 vale 0. Quindi qua ho soltanto meno logaritmo di epsilon fratto 1 più epsilon. Perché in epsilon questo vale logaritmo di epsilon fratto 1 più epsilon. E poi dobbiamo avere, quando y tende a più infinito, 1 fratto y più 1 tende a 0, e qua mi rimane meno 1 fratto 1 più epsilon. Ok, quindi questo che cos'è? Questo è il limite per epsilon che tende a 0 da destra. Qui ci abbiamo allora qua, questo lo posso scrivere come logaritmo di epsilon che moltiplica 1 scusate, qua c'era più, qua c'era più, perché c'era più? Perché questo era meno, quindi valutato nell'estremo basso, col meno davanti diventa più, per ora è stato fatto qua. Allora, quindi qua mi viene logaritmo di epsilon per 1 fratto 1 più epsilon al quadrato meno 1 meno logaritmo, anzi più logaritmo di 1 più epsilon meno 1 fratto 1 più epsilon. Allora, cosa ho fatto? Ho scritto questo termine come meno logaritmo di epsilon più logaritmo di 1 più epsilon. Adesso il logaritmo di epsilon ho messo insieme a questo, e quindi ho messo in evidenza, e qua mi viene questo per questo, poi ci rimane questo, poi ci rimane questo. Adesso quando epsilon tende a 0 da destra, che succede? Questo tende a 0, questo tende a meno infinito, però questo qua è un limite notevole. Ogni volta che ci avete una funzione razionale in epsilon che tende a 0 per logaritmo di epsilon, anche se logaritmo di epsilon tende a più infinito, oppure se preferite fate la somma, qua vi viene un epsilon, epsilon logaritmo di epsilon va a 0. Ok, quindi tutto questo pezzo qui per epsilon che tende a 0 va a 0. Per epsilon che tende a 0 da destra, anche questo va a 0, perché logaritmo di 1 più epsilon tende a logaritmo di 1 che vale 0. E quindi tutto questo limite vale meno 1, quindi l'integrale vale meno 1. Ok? Quindi questo era un integrale, anche questo. Questi due esercizi adesso sono stati selezionati perché non erano propriamente i più facili. Non è che l'integrale sia sempre che ci vuole tutto questo tempo a farlo. Ok? Può capitare effettivamente che conto sia più facile, così come può capitare anche se sia più difficile, però diciamo che questo qua è un esercizio come difficoltà, questi due esercizi erano sopra media. Ok? Quindi questi erano un paio di esempi di integrali tratti dai compiti. Io direi di fare un attimo un riepilogo. Allora, il riepilogo è questo. Degli integrali, poi facciamo un riepilogo della struttura del compito. Per quanto riguarda il riepilogo sugli integrali, voi avete l'integrale, la prima cosa che dovete capire è se è un integrale in senso proprio o in senso generalizzato. Poi dovete capire se è in senso generalizzato, se la funzione è sommabile o meno. Se la funzione è sommabile non ci sono problemi a procedere. State però attenti che molto spesso quando andate a fare, applicare il metodo di Hermite, quando andate a fare, a spezzare una funzione nella somma di due pezzi, voi tranquillamente andate a scrivere una funzione che è sommabile come somma di due funzioni che non sono sommabili. Quella è sommabile solo perché è l'elisione di quelle due. Quindi in questo caso cosa dovete fare? Vi dovete conservare
cioè qua la valutazione la dovete fare in epsilon prima e poi fare il limite della somma, non potete fare i due limiti separatamente, se no il limite di questo mi verrà più infinito, il limite di questo mi verrà meno infinito, il limite di questo qua, cioè il contrario, il limite di questo fa meno infinito, il limite di questo fa più infinito, giustamente. E quindi però invece se facciamo prima la somma e poi facciamo il limite, in questo caso la somma di questi due pezzi tende a zero, non l'abbiamo detto ma non ce l'abbiamo scritto. Ok? E quindi effettivamente si può fare. Poi bisogna ricondurre l'integrale a un'integrale di funzione razionale. Questo come si può fare? Con i metodi che conosciamo, quindi o per parte o per sostituzione o con qualche altro artificio. Quindi questi sono i metodi che conosciamo. O deve essere un'integrale di una funzione nota, o bisogna applicare il metodo di integrazione per parte, o bisogna applicare il metodo di integrazione per sostituzione. Questa non sarà in genere la difficoltà più grande, cioè la sostituzione se vede a occhio. Qua ci sono state due sostituzioni, la prima radice di, no, questa era il secondo esercizio. Quindi la prima è y uguale x più 1, semplicemente per semplificare un po' l'espressione, e la seconda è l'integrazione per parti. Ok? Dopodiché bisogna saper fare i limiti. Bisogna saper fare gli integrali e saper fare i limiti. Questo è quanto. Per quanto riguarda gli integrali riconducibili alle funzioni razionali, ne abbiamo parlato oggi, diciamo che, ripeto, non sarà quasi mai quella la difficoltà. Diciamo la sostituzione quasi sempre sarà piuttosto farlo l'integrale di funzione razionale, oppure stare attenti a, che, a come accoppiare o disaccoppiare gli integrali che state facendo. E va bene, poi voglio ripetere per l'ennesima volta quell'esempio. Se andiamo a fare questa funzione qua ha un grafico che fa più o meno così. Allora, per quale motivo questa funzione è qua? Perché a 0 va a meno infinito e a più infinito è positiva ma va a 0. Quindi questa sale fino a un certo punto e poi comincia a scendere. Se vi fate le derivate, ve ne accorgete bene. La derivata ve ne accorgete bene. Ok, allora, quindi questa funzione qua ha questo pezzo qua che è un'area finita, questo pezzo qua che è un'area finita, la differenza di queste due aree, abbiamo visto, viene negativa e viene meno 1. In questo caso qui non ci pensate proprio a fare gli integrali con metodi numerici, perché correte il rischio di fare disastri inenarrabili. Vi faccio un esempio: se voi fate, anche se capite dove la funzione è positiva, dove la funzione è negativa, e fate gli integrali separatamente, nel momento in cui andate a fare l'integrale da 0 a più infinito di quella funzione, se non lo fate con un programma che faccia il calcolo simbolico, ma lo fate soltanto in maniera approssimata, correte il rischio di avere che vi diverge, quando invece non diverge, perché ricordatevi sempre l'errore che stavo facendo quando ho fatto il compito di analisi 1, la mia calcolatrice mi diceva dammi il numero di punti base, io gli davo un numero finito di punti base, se tu gli dai un numero finito di punti base e poi mandi l'intervallo di integrazione a più infinito, il primo punto base se ne va all'infinito, allora il primo triangolo di cui va a calcolare l'integrale ha un'area che tende a più infinito e comunque l'integrale divergerà anche se in realtà l'integrale non diverge. Quindi si possono fare degli errori in maniera assolutamente incontrollata e imprevista. Quindi bisogna comunque, per valutare se quella funzione è sommabile, bisogna studiare un po' di teoria. Qua la funzione all'infinito è poco più grande di 1 su y quadro,
si comporta come 1 fratto y più 1 uguale per il logaritmo, quindi si comporta sicuramente, cresce più lentamente, cresce, diciamo, va a 0 più velocemente di 1 fratto y più 1 alla 3 mezzi. 1 fratto y più 1 alla 3 mezzi mi dà un'area finita, questa funzione qua sotto mi dà un'area finita. Similmente, vicino a 0 si comporta come il logaritmo mi dà un'area negativa finita e quindi anche lì mi dà un'area finita. Ok? Non ci sono problemi, questo lo devo sapere a priori. Non lo posso derivare allo stato attuale dalla... Non me lo dice Matlab, per capirci. Ce lo devo dire io a Matlab, non lui a me. Siamo ancora nella fase in cui Matlab non è indipendente. È chiaro? Ok. Poi ricordate, vi ricordo ancora la struttura del compito, abbiamo ancora 2 minuti. 5 minuti. Compito, primo esercizio, numeri complessi, secondo esercizio, limite, terzo esercizio, limite, studio di una successione, che dovete capire anche se ha limite, perché a volte non ha limite, ha limite solo l'estratta, hanno limite l'estratta sugli indici pari con gli indici dispari, insomma, ce la dovete studiare. Quarto esercizio, studio di funzione, quinto esercizio, studio del carattere di una serie, sesto esercizio, il contrario, quinto esercizio è l'integrale e sesto esercizio studio del carattere di una serie, vabbè, ma non fa niente, se permutate l'ordine degli esercizi il risultato è lo stesso. Ok, gli esercizi ce l'avete, il corso è finito, studiate e preparatevi per l'esame.